Capograssi, come possiamo dire, io direi che la cosa interessante è quella di definire un periodo veramente vitale e veramente seminale per quella che è stata l'Italia. Parliamo dell'immediato dopoguerra, parliamo della moda, dell'arte, dell'architettura e del design, ma come si intrecciavano queste discipline, questi saperi. Oggi si direbbe come si intrecciavano le immagini di questi sistemi. Nel 50 Capograssi definisce la sua arte nella contemporaneità dei segni, da alcuni definiti forchetti, da altri definiti elementi, da lui medesimo definiti elementi. Nel 51 si definisce la moda italiana, perché a Firenze, nella Sala Bianca, Giovan Battista Giorgini riesce a coinvolgere tutti i buyer americani che solitamente andavano a Parigi e organizza una sfilata che ha un grandissimo successo, una sfilata dove appunto partecipano quelli che poi diventeranno, ma che in parte, come per esempio Emilio Pucci, erano già degli ambasciatori della moda italiana. Ma era un momento anche in cui c'erano personaggi legati all'arte che riconoscevano nella moda un sistema che poteva essere anche un ottimo comunicatore. E ci sono due personaggi formidabili che sono a Roma Irene Brin, la grande firma del giornalismo di moda italiana, credo tuttora forse insuperata nella qualità del suo lavoro, che non solo si occupava di moda ma aveva anche una galleria insieme al marito Gaspero Del Corso, che era la Galleria dell'Obelisco. In questa galleria si promuovevano gli artisti italiani, ma non solo, perché era una tappa importante anche per gli artisti stranieri, ma si promuoveva anche la moda italiana. Irene Brin lavorava con un fotografo che era Pasquale De Antonis, che era un fotografo che prima appunto fotografava le opere d'arte e a cui Irene chiede di cominciare a fare delle fotografie di moda. E naturalmente i luoghi migliori per lanciare la moda italiana erano i luoghi che raccontavano l'Italia, le bellezze dell'Italia. L'Italia ha sempre esercitato un grande fascino, lo esercita tuttora. Per fortuna non abbiamo ancora disperso questo fascino. E le foto vengono fatte nei musei romani, ma vengono fatte anche negli atelier degli artisti. E quindi si crea un cortocircuito tra un immaginario che era legato a quello dei luoghi, dei grandi luoghi del passato italiano, ma anche quelli che erano i luoghi della contemporaneità. In più bisogna dire che Irene Brin era il Rome Editor di una grande rivista di moda come Harper's Bazaar America, dove lavorava Diana Vreeland, e lei veniva dedicato grandissimo spazio su Harper's Bazaar America all'Italia della cultura. C'è per esempio uno speciale di una grande quantità di pagine dove ci sono gli artisti insieme a Moravia, insieme a Capograssi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un cortocircuito straordinario. L'ultima mostra che Irene Brin fa nel 1968, Irene Brin muore giovane, a poco più di 50 anni, è la mostra che le viene in mente di fare dedicata a 2001 Odissea nello spazio, che era appena uscita. In questa mostra c'erano i mobile di Calder e delle modelle giravano vestite con gli abiti di Marucelli, di Germana Marucelli, in una situazione che era un po' psichedelica, no? Infatti ci sono le foto di Pasquale De Antonis che documentano questa mostra, che sono straordinarie. Germana Marucelli è la sarta italiana che espone nella galleria di Cardazzo a Milano, la galleria Naviglio, del Naviglio a Milano, e nel 69 la sua mostra viene commentata da Gillo Dorfles, viene introdotta in un catalogo di Gillo Dorfles. E Marucelli, che nel suo lavoro è sempre stata vicino agli artisti, noi tutti ricordiamo la sua collaborazione con Getulio Alviani,
nella mostra che c'è in corso alla Fondazione Prada qui a Venezia, ci sono gli abiti in mostra, gli abiti che Maruccelli ha fatto in collaborazione con Alviani. Queste collaborazioni erano collaborazioni dove c'era una reale, come posso dire, una riunione, una reale comunione di intenti, nel senso non era una collaborazione come quello che poteva essere successo tra Schiaparelli e Dalì, dove il lavoro dell'artista serviva come elemento decorativo. Qui c'era realmente una integrazione tra quella che era l'elemento dell'arte contemporanea, dell'arte, con quello che era la moda. E Maruccelli lavora sempre in questa direzione e lavora anche usando dei motivi di Capograssi. Gli abiti nati dalla loro collaborazione sono abiti che io ho visto pubblicati raramente, ho visto solo una volta uno di questi abiti, credo che siano in collezioni private, mi piacerebbe vederli e farci un lavoro sopra, ma nascono effettivamente da un reale interesse di Maruccelli per Capograssi. Maruccelli fa anche una collezione che si ispira ai vescovi di Manzù ed è considerata una delle sarte italiane più legate anche a un concetto di sartoria alta moda molto vicina a quella francese. Insomma, la cosa interessante di quel periodo è sicuramente la capacità di lavorare senza avere pregiudizi, senza nessun pregiudizio in quelli che sono i rapporti che ci possono essere tra la moda e l'arte, cosa che poi negli anni 70 decade totalmente, probabilmente perché non c'è più, si abbandona la sartoria e si entra nell'epoca del prêt-à-porter, quindi il rapporto che ci può essere tra il sarto e l'artista non è il rapporto che ci può essere tra l'industria e l'artista, e quindi comincia un'altra storia.